Io ritenevo che comunque non si poteva rimanere chiusi perché non era inerente in questo periodo, anzi bisognava comunque andare a pulirsi ancora di più questi animali, perché comunque ecco, fondamentali. La protesta dei tolettatori si era accesa con l'ingresso della Toscana in zona rossa, che di fatto aveva portato alla loro chiusura. Adesso però, con un'ordinanza, il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, ha allargato leggermente le maglie delle restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid, dando così la possibilità ai proprietari degli animali di portarli a fare la tolettatura. Importante la cura del cane ma anche del gatto, anche in un momento così. Secondo me è fondamentale, perché comunque il cane fa parte della famiglia e si parla tanto di igiene e di cura, insomma, del benessere della persona, ma fanno parte comunque della casa, della persona e di noi, insomma, tutto. Quindi la pulizia secondo me è fondamentale anche per loro. I tolettatori infatti non si occupano solamente di estetica ma anche del benessere dei nostri amici a quattro zampe, ad esempio con shampoo terapia ad hoc e quindi competenze specifiche, senza contare poi che oggi più che mai è importante prestare attenzione anche all'igiene dei nostri animali domestici, ovviamente con prodotti adatti. Soprattutto per le zampe, per quanto riguarda, perché loro camminano in terra, quindi penso il posto fondamentalmente più sporco, quindi però l'igiene insomma è comunque importante. Quindi la pulizia ovviamente con prodotti adatti alla cura degli animali. Che la gente anche con comunque alcol, a mucchine o altri detergenti parecchio aggressivi, ma assolutamente no, perché comunque il semplice lavaggio con shampoo chiaramente neutri apposta per loro, o magari shampoo particolari per cani che hanno problemi di cute, però insomma è sufficiente questa cosa qui.